Salve a tutti, eccoci qui su Half-Life 2 in un nuovissimo episodio. Eravamo qui con i nostri bellissimi amichetti Formica e stavamo assaltando Nova Prospect in pienissimo stile. Dicevo, in pienissimo stile assedio di Troia. E ora ma che medico? Che medico che voi creperete tutti dal primo all'ultimo. Poi l'abbiamo fatto apposta perché dovevamo fucilare. Aspetta. Ma è meglio la balestrona. Zuc. No, che cazzo faccio? Giustamente, prendo il mitragliatore dove è stato ucciso il mio amico. Sicuramente vedrò il mio amico. Cioè, è proprio la conseguenza logica. Eppure io l'avrei fatto, no? Vedi uno crepare, che faccio? Mi rimetto al suo posto, sono sicuro che io ci riuscirò. Dove lui ha fallito. Manica di tardi. Si esce fuori. Ok. Eccolo là. Allora, salviamo. Perché quello lì lo dobbiamo prendere sempre con la nostra bellissima balestra. Loro devono rimanere fermi. Dobbiamo giocare meglio. Molto meglio di come abbiamo fatto in passato. Ok. Ok. Noi facciamo una roba simile. Che passarelli che sono. Ma è rimasto proprio impilato. Oh mio Dio. Chiamatemi Vlad l'impalatore. Ci hai provato. Venite qui, mia prole. Tre, il quarto dov'è? Mi è morto. No! Vendicheremo la loro morte, formichine. Non vi preoccupate. Vendicheremo la sua morte. Sung. Che mira, signori. Ma è tipo Alcatraz. No, Alcatraz no. Alcatraz, sì. Proprio un campo di concentramento, sinceramente. Ok. Vediamo come fare, allora. Ma queste erano le grate dove abbiamo fucilato pian piano le persone. Ma volendo potrei salire per recuperare risorse. Non che mi dia fastidio, onestamente. No. Chi ci sale muore là sopra. Cioè, praticamente hanno fatto entrare la gente e l'hanno murata dentro. Se voi volete mangiare o robe simili, gli mandano. Loro buttano giù la corda e gli tirano su il cibo. Porca troia. Due coglioni. Dobbiamo continuare di qui. Credo sia quella la strada. Certo, poi andarsene come me in giro con un coso. No! Formi, no! Vai, formi! Volate! Esterminate! Wow!
Wow, 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 wow. Ok, qui abbiamo poche risorse. Formi, mi spiace, ma qui mi sa che iniziate a morire. Dammi tutto, tutto ciò che riesci a darmi. Salviamo. E ora dobbiamo iniziare a... Dai, crepa. Ma porca tro... Dai! Ma porca... Che odio! Porco Giuda, che odio! Ok. Ora. Ora questo lo butto giù alla mia maniera. Dove sei finito? Via. Dai. Avvicinati. Bastardello. Siete tutti e quattro vive. Ma non capisco se ormai si... No! Venite qui! Ma non capisco se ormai si rigenerano, sapete? Ora è il momento dove io prendo l'ultimo razzo. Ok, era proprio prestabilito che noi lo dovevamo buttare giù così. Vieni dentro! Formi! Tutte dentro! Tutte! Ok. È l'unico modo per rimanere in vita tutte quante. Ok, lo distraggo io, ragazze! Abbiamo un solo proiettile, ragazzi. Uno solo. Ma non è esploso! Sì, è esploso. Ma a quanto pare ce n'è un altro. Porco Giuda. Andiamo a combi. Ah. Vieni qui. No. La mia ultima forbichiera. Figli di troia. Andate lì. Porca troia, ce ne sono due. Tutti mi colpiscono. Tutti mi odiano. Nova prospect, fanculo. Fermi tutti, stiamo facendo un casino. Allora, chiari, semplici. Ok, non è morto. Bella lì, allora. Facciamo così, hop. Hop, 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 hop. Ok. Bene, ora. Porco Giuda. Giuda porco. Aia! Wow! Fuoco incrociato, fuoco incrociato! Porco Giuda! Giuda, che figlio di tro... Crepa, stronzo di merda! Però così io come cazzo faccio? Proiettili. Cioè, a me è un colpo che mi prende di striscio, io crepo. Letteralmente. Mi serve uno che mi viene di fronte. Giuda! Che odio! Allora, no, no.
che odio. È devastante questa roba. Ok. Signori, non sto parlando, ma mi sto incasinando. Allora. Ok. Basta che fate delle pirouette, signori. Figli di troia. Erano in due. No! Qui ci dobbiamo organizzare bene, ma veramente bene. Ok. No, era l'ultimo, è vero. Allora. Facciamo così, voi vi mettete qui. Così io posso continuare ad avanzare. No, lì. Così loro continueranno a venire. E io posso avere un attimo di pausa per... Porca troia, ho sbagliato tutto. Ok, double kill. Vai così. Bene. Uff. E uno è andato giù. Salviamo. No. Via, 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 via. Wow, al volo. Figlio di troia. Wow. Dai che l'ultimo lo prendo. Mi sta odiando, secondo me. Vai giù, troia! Ok. Uff. Che piaga! Che piaga, signori. Salto a nuova prospect, bello difficile. Scherza e si ride, ma è veramente bello difficile, bello tosto. Ora però... Ah, è la cosa che sta arrivando, perché... Sì, comunque si rigenerano, guarda lì che belle. Salta! La cosa divertente è che... Io non credevo di farcela, prima di tutto. Cioè, erano veramente difficili, credo. Scusami. Ci sarei stato molto più tempo. E ok. Ah, hanno distrutto questa zona, non so come. Ma l'hanno distrutta. E questo è solo un bene. La salute è a 100, però abbiamo l'armatura a 0, purtroppo. Quindi saliamo qui. Allarme prioritario. Perdita di esogeni a Nova Troppe. Stato comunicazione perimetro 0.
Team di stabilizzazione interna posizionato. Non so se riusciranno a seguirmi qui. Ti prego, dimmi che riesci a seguirmi. No, vabbè. Rimarranno lì di guardia. Evitiamo imboscate da dietro. Rombo perché? Ok. Formica che scava, questo mi piace. No, che palle. Questo mi piace, voglio che le formiche scavino la mia via della libertà. Nova prospect. E vai così. Ok, noi andiamo giù di fucile pesa, no, andiamo di pompa. Sta roba è il pompa, ci salva. Posto dove ci vai a fare la vacanza la domenica sera, insomma. Salve, un barile esplosivo. Ah, quindi questa è giustamente la prigione di contenimento. Solo che è tutto così... Oh, abbandonato, mi sembra. È tutto chiuso, lì c'è un bel po' di roba che, a cui io voglio accedere. Ma come accedo lì? Da qui? Ma che sarà chiuso? Appunto. Fanculo. Ora vedi che hanno invaso la zona, hanno... Sarebbe intelligente questa situazione, secondo me. Far... infettare tutti i detenuti con quei granchietti per poi liberarli. Secondo me sarebbe un'ottima strategia per impedire... Almeno, quantomeno per... Non ho fatto in tempo a parlare. Dimmi che l'hanno fatto veramente. Missione 3, sistemare miscelatori nel settore apice 5 e avanzare verso contatto. Biotici nel perimetro. Beh, giustamente. Male estremi, estremi rimedi. Hanno fatto infettare veramente la... Ma vaffanculo. Distruggere tutte le torrette. La mia prole non morirà oggi. Dio di troie. Le formiche devono invadere la zona. Datemi piccole formiche. Andate e distruggete. Vi giuro, il fatto delle formiche mi fa impazzire, è bellissimo. Perché d'altronde è un mio piccolo sogno segreto. Ho sempre avuto un gioco dove tu potevi gestire le formiche. Sembra stupido, ma è una cosa che è bellissima. Perché le formiche sono ultra fedeli. Le puoi usare praticamente per lavorare, per combattere, per procreare. È fighissimo. Uno dei motivi su cui Fallout 3 ho sempre preferito Antagonizer al meccanicista. Quindi, continuando di qui, per chi non capisce, non si preoccupi, prima o poi porterò una serie di Fallout 3. Prima o poi. Ok. È giusto per... Nulla. Ok, allora vediamo. Vi giuro, non credevo si spostasse, pure con solità. Scopri così le aree migliori di solito, per puro caso. Quindi continuiamo di qui tranquillamente. Allora, qui sicuramente non si apre. Ma posso aprire qui. Già vedo roba che non mi piace. Cazzo, è l'architetto di Nova Prospect. Ok, la difficoltà nel far evadere la gente costruendo una prigione di difficile interpretazione. L'acqua non mi piace per niente.
Però stiamo esagerando un attimo, secondo me. Qui che abbiamo? Boh, sembrava c'era qualcosa, sinceramente, però no, sono confuso. Il fatto che però fanno crescere anche i cirripedi, qui mi fa pensare che... No, figlio di troia. Mi fa pensare, dicevo, che è un po' in stato di abbandono questo lato. No! Che testa di cazzo che sono, mio Dio! Avvertimento incursione. Avvertimento incursione. La guardia aerea riferisce probabile incursione dell'anticittadino Freeman a Nova Prospect. Unità di terra, togliere priorità a contenimento esogeni. Attendere codici prioritari. Cosa cazzo sta succedendo? Come faccio? Credo che così non prendo un minimo di danno. Però possiamo aggirarlo. Allora mentre stiamo facendo protocolli per contenere gli esogeni. Però in realtà io voglio che gli esogeni vengano liberati. Perché più esogeni più formichini al mio comando. Più formichini al mio comando, meglio così. Insomma. Trovo un modo per... Sai che mi devo mettere a correre praticamente. Devo fare un bello scatto. Arrivare sotto la torretta. Perché è l'unica maniera. Ma fatto ciò, signori, sono più che costretto a lamentarvi che il tempo è tirato. Ci vediamo nel prossimo episodio.